Buongiorno, no, non mi sono appena svegliato, palesemente. Allora, videino veloce, come al mio solito, e un po' più carino, mi sono preso la briga di mettere su il mio treppiedino nuovo appena comprato al negozio di Casalinghi. Vi volevo soltanto dire che questo è il video ufficiale per il server Discord. Abbiamo un server su Discord. Che cos'è Discord? È un sito fatto sostanzialmente per chat vocali, per giocare online, che però consente di avere dei gruppi di chat. È una chat, ragazzi, cioè stanno in giro dal 2001 queste cose. È quello. È come MSN, però oggi è più triste e senza i trilli. Per partecipare alla chat vi basterà cliccare sul link in descrizione, nel caso aveste già un account Discord, vi do l'invito qui sotto in descrizione, e altrimenti se volete partecipare, farsi l'account è semplice, come qualsiasi altra cosa, vi serve una mail e 10 secondi e potete parlare con me, potete scrivere a qualsiasi ora, a qualsiasi momento, da PC desktop, da telefono, da quello che vi pare, c'è l'app sul telefono che è super ottimizzata sia per iOS che per Android. Io cerco di esserci quanto più possibile, di solito almeno una volta al giorno, la sera ci passo e scribacchio qualcosa della giornata. Quindi se volete avere qualche aggiornamento o chiacchierare, chiedermi qualcosa, più avanti poi organizzeremo le live là sopra. Poi, nel caso non vi andaste di farvi l'account Discord, comprensibilissimo, ho creato una nuova mail apposita per il canale, che si chiama diariodimedicina@gmail.com. Anche questa la trovate in descrizione, scrivetemi quando volete, anche lì cerco di controllarlo il più frequentemente possibile. Per qualsiasi altro tipo di contatto, se avete domande, se avete discorsi privati che volete fare, non vi va di spammarvi davanti a tutti sulla chat di Discord, c'è la mail. Per quanto riguarda il resto, il canale, avete visto, è uscita l'altro giorno una cover. Sto cercando di dare una rinfrescata, non so se cambierò la grafica, così ne così, boh, dipende da come mi va. Sto cercando di registrarmi con, non so se si vede la tastiera MIDI. Sto cercando di registrarmi qualche altro background music un po' più carina da ficcare nei video, perché faremo dei video. Plot twist, il canale YouTube avrà dei video, una ragazza non ha un nome. Avete visto già, ne è uscito uno l'altro giorno che era una cover che spero vi sia piaciuta, ma quello lo metto più per divertimento che per altro. In realtà devo iniziare a scrivere il prossimo video di diario, però sono abbastanza deciso, devo solo trovare la spinta per fare le ricerche necessarie. E bene, questo è quanto, non ci avrò mai la voglia di editare sto video. Ci vediamo.